Giancarlo Antonioni, se un ragazzo del 2024 le chiedesse chi era Veglio Vicini, lei cosa risponderebbe? Beh, era un maestro, diciamo, innanzitutto di vita e poi un maestro in campo, perché praticamente io appena 17enne fui convocato a Coverciano e allenava la nazionale juniores a Veglio Vicini, il quale praticamente mi ha un po' iniziato a giocare al calcio. E quindi nei confronti suoi sono molto riconoscente innanzitutto per il comportamento in campo e fuori dal campo. Ecco, lei è il simbolo di una parola che a Cesena va molto di moda nel calcio, che è appartenenza. Lei che significato darebbe a questo concetto? Appartenenza oggi non ce n'è molta, perché appartenere a una società, a una città e a dei tifosi non è facile per nessun giocatore, non è che sono cambiati i tempi. E quindi per noi l'appartenenza era un vocabolo importante. Io, almeno io personalmente, più di appartenenza di me credo nel calcio non ci sia stato, a parte Totti, Del Piero, Baresi, Maldini, questi giocatori che hanno fatto diciamo, la storia delle proprie squadre. Oggi sicuramente è più difficile poter ottenere questo risultato. Da 1 a 100 quante possibilità abbiamo ancora di vedere delle bandiere nel calcio di oggi? È difficile, come ho già detto prima. Oggi si pensa più al business, si pensa più ad altre cose, sono cambiati i tempi. Il giocatore è diventato proprietario di se stesso e di conseguenza si gestisce da solo. Ai nostri tempi il giocatore era un po' vincolato alla società, ai tifosi, alla gente, quindi rimaneva più volentieri forse nella città di appartenenza e nella squadra di appartenenza.